Marco Volpato, capitano di Pallavolo Padova, due punti pesantissimi questa sera per la corsa salvezza in rimonta. Questa squadra sembra abbonata ai tie-break, e però oggi l'ha portata anche a casa. Sì, questa volta ci siamo riusciti a differenza di Siena e di Verona. Abbiamo avuto quel guizzo in più, è un po' un terno all'otto, ecco. Ci abbiamo messo il cuore, veramente tutto quello che avevamo. Abbiamo dato tutto il quarto set, è l'ultima possibilità che avevamo per portare avanti questa partita, per prendere un punto. Abbiamo dato tutto lì, siamo riusciti ad avere energie mentali e fisiche anche per portarci a casa il quinto set, che non è facile, perché dare tutto in quella maniera il quarto set e poi riuscire a portarsi a casa anche il quinto, credetemi che non è affatto scontato e facile. Quindi sono veramente, veramente doppiamente contento, non solo per la vittoria, che va sempre bene, ma per questi due punti che sono veramente, veramente incommentabili, sono una salvezza, valgono, c'è scritto Superlega su quei due punti lì, quasi. Quindi sono importantissimi, ecco. Adesso comunque è una bella iniezione di fiducia, ma il campionato ovviamente non è finito. Ieri sia a Taranto sia a Siena hanno fatto punti entrambe, però ecco, quello che è stato dimostrato in quest'ultima gara da parte di Padova, al di là delle partite in cui non sono stati fatti punti, è che questa squadra c'è, è viva, sempre e comunque a prescindere dall'avversario. Cosa dici tu? Ah, certo, è viva più che mai. Si è visto, non molliamo, abbiamo dei momenti di difficoltà, come ce l'hanno anche altre squadre, insomma, normale. Noi magari li paghiamo un po' di più, però poi riusciamo a tornare e quello è l'importante. Quindi non ci diamo mai per vinti e secondo me dentro di noi sappiamo che possiamo arrivare al tiebreak anche sotto 2-0 perdendo male 2-7. Ecco. Perfetto, grazie mille a Marco Volpato, capitano e MVP della partita. Grazie, ciao a tutti. Ciao.